questo è il primo passo per recuperare questi beni del Palazzo di Fraternita. Mi diceva prima Daniela Galoppi, che è la rettrice del nostro patrimonio, che questi locali sono stati probabilmente costruiti nel 500. Le porte dei sotterranei del Palazzo di Fraternita si sono aperte agli studenti dell'ITIS Galileo Galilei di Arezzo per il progetto nazionale Bella Presenza, nato dall'esigenza di contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, partendo proprio da questi due temi, la bellezza e la presenza. La Fraternita è la sede della cultura e anche della tutela sociale della nostra comunità in tutti questi secoli, qui ad Arezzo. Questo luogo era il granaio. Pensate con l'immaginazione attiva, siamo nel 1500, il palazzo ha una campana, suona la campana, è la campana del grano. La gente viene qui a ritirare il grano tratto da queste fossa qui collocate. Poi i rettori, tra la fine del 500 e l'inizio del 600, fanno questo affresco che ricorda proprio questa misericordia, questa carità verso il popolo di Arezzo. Noi abbiamo voluto come Fraternita recuperare questa pagina storica e sociale della nostra città. Gli studenti aretini si occuperanno così del recupero e della fruizione musealizzata di un affresco che si trova nei sotterranei del palazzo in Piazza Grande, raffigurante la Madonna della Misericordia, risalente ai primi anni del XVII secolo. La nostra scuola contribuisce all'analisi dell'affresco che sta dietro le mie spalle, perché ormai la restaurazione è un'operazione integrata che coinvolge molteplici professionalità. Per quanto riguarda la scuola, essa è impegnata nei corsi chimici e ambientali nell'analisi dell'affresco, nella definizione dello stato di deterioramento e anche nell'analisi dei sali, dei batteri che purtroppo si trovano nell'opera stessa e che, diciamo così, un'analisi che favorirà il restauro dell'opera stessa.